Oggi è lunedì 21 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7:13 e tramonta alle 18:15. La luna si leva alle 21:09 e cala alle 12:01. Oggi si celebra Sant'Orsola. Il nome Orsola deriva dal latino ursa e significa piccola orsa, nell'accezione di combattiva e forte. Il 21 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell'Ascolto, un'occasione per promuovere l'ascolto come un'opportunità di sviluppo e cambiamento personale e sociale. L'ascolto attivo è un aspetto fondamentale delle relazioni interpersonali. Un buon ascoltatore presta attenzione non solo alle parole, ma anche ai toni, ai gesti e alla postura della persona che sta parlando, al fine di una buona comunicazione. La prima Giornata Mondiale dell'Ascolto è stata celebrata nel 2008 in Brasile ed è stata successivamente adottata da molti paesi in tutto il mondo. Tanti auguri all'attrice Leonora Giorgi per i suoi 71 anni. A 20 anni è già davanti alla macchina da presa in un film di genere erotico, cui seguono ruoli più impegnati come in Un uomo in ginocchio di Damiano Damiani. Gli anni 80 la portano alla ribalta grazie a commedie di successo, in cui recita accanto ad attori noti, da Adriano Celentano in Mani di velluto a Grand Hotel Excelsior con Renato Pozzetto. Il trionfo arriva con Borotalco di Carlo Verdone, che le vale un David e un Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista. E infine auguri anche a Riccardo Fogli, che spegne 77 candeline. Il cantante è tra i grandi protagonisti della scena musicale italiana nel ventennio 70-80. Dopo gli esordi rock con la band degli Slenders, diventa bassista e voce principale dei Pooh, interpretando brani storici come Noi due nel mondo e nell'anima e Pensiero. Abbandonata la band nel 1973, da solista incide 17 album. Con Storie di tutti i giorni trionfa al Festival di Sanremo nell'82. Nel 2016 celebra i 50 anni della nascita dei Pooh con un tour di concerti insieme ai suoi ex compagni. Nel 2017 con Robby Facchinetti pubblica l'album Insieme. Tra i personaggi famosi nati oggi c'è anche l'attrice e modella americana Kim Kardashian, che compie 44 anni. Diventa famosa con Al passo con i Kardashian, il reality show che immortala la vita della sua famiglia. La popolarità è cresciuta grazie ai social. Nel 2016 è una delle prime 10 celebrità più seguite su Instagram. Nel 2021 annuncia la separazione dal terzo marito Kanye West. Il 21 ottobre 1879 lo potremmo considerare il giorno in cui è stata perfezionata la lampadina. L'inventore era Thomas Edison. Si dice che per arrivare a quella versione avesse fatto 1200 esperimenti per oltre 18 mesi, investendo una cifra che equivale a circa 1 milione di oggi. La prima lampadina era capace di funzionare per 13 ore e mezzo consecutive. Ma che cos'è la pressione? La pressione è la forza applicata a una superficie divisa per l'area della superficie stessa. Può essere esercitata su ogni mezzo e da ogni mezzo, comprese acqua e aria. A proposito di acqua, nella fossa delle Marianne, il punto più profondo degli oceani, ci troviamo a 11.000 metri sotto il livello del mare e la pressione è 1099 volte quella che troviamo sulla superficie. Buongiorno ai 12, un'ambiziosa luna congiunta Giove. Oggi vuole allargare le prospettive dello zodiaco. Iniziamo bene la settimana, vediamo come per Ariete. Questa luna e questo Giove sono sicuramente per voi un toccasana. Forza, si ritorna in pista, è assolutamente vincente, più ambiziosi che mai, ottima la comunicazione.
Toro, la giornata di oggi parla di finanza e di qualcosa che si deve aggiustare a livello economico e burocratico. L'opposizione di Venere sembra essere un pochino più cautamente temuta per adesso. Cercate semplicemente di essere benevoli e di non incedere con troppa sicurezza scostante. Gemelli, giornata splendida per voi oggi in cui la Luna e Giove sono congiunti nei vostri gradi. Una Luna però che è quadra Saturno e che ha bisogno assolutamente, prima di espandersi e di essere ambiziosa, di razionalizzare un po' e di chiedersi un po' di fare il punto nella vita sentimentale. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che prevede una grande emotività da parte vostra, una Luna di dodicesima casa molto ampia, per cui le vostre percezioni, sensazioni, sogni e intuizioni sono assolutamente fortunati, intuitivi e vincenti. Ascoltateli. Leone, la giornata di oggi prevede una Luna e un Giove amico. Il Sole è ancora dalla vostra parte, non durerà ancora a lungo, ma oggi è una giornata ottima per iniziare bene la settimana e soprattutto per rendervi conto che siete amati, con una bella Venere di Trigono nella vostra quinta casa che vi rende assolutamente affascinanti. Vergine, giornata oggi con una Luna di quadratura associata peraltro a Giove, rimangono Nettuno e Saturno in opposizione, una quadratura di Venere e Mercurio che vi aiuterà comunque a gestire il tutto, soprattutto al lavoro dove parlerete chiaro. Oggi è una giornata in cui l'osservazione prima di parlare sarà fondamentale e non convincetevi che non siete amati, vedrete che c'è solo qualche malinteso da chiarire. Bilancia, giornata oggi con una Luna di Trigono, stupenda sul vostro Sole, associata a Giove, ottimo per voi che state vivendo un periodo di grande salto in avanti per tutto quello che riguarda la carriera e la ripresa degli affetti. Venere assolutamente non vuole star ferma. Di chi vi innamorerete questa volta e soprattutto quale viaggio desiderate fare? Scorpione, giornata oggi che vede un Mercurio molto attivo, soprattutto per la sua capacità di dialogare con Saturno, quindi di condurre dei dialoghi abbastanza antichi, profondi, pesanti, congrui e soprattutto che hanno a che fare con una dinamica lavorativa da cui vi districherete brillantemente. Sagittario, giornata oggi con una bella Venere che tenta di comunicare con i dolci sogni di Nettuno e che guarda sempre Marte, ormai lontano, ma anche qui ci sarà uno slittamento breve. Venere oggi ai Sagittari vuole dire di dare fiducia di nuovo ai sogni e di credere di nuovo nelle aspettative romantiche della vita. Capricorno, una giornata oggi che prevede una Luna abbastanza distante, tanto da non disturbarvi. Sarà più prezioso invece il dialogo che il vostro pianeta Saturno instaura con Mercurio, per cui un'ottima giornata fatta di comunicazioni, lavoro, di scambio con i soci al lavoro o con qualche collaboratore. Acquario, giornata oggi molto magnetica, siete assolutamente fascinosi ed intriganti e con una bella Luna e Giove di Trigono e il Sole ancora amico vostro riuscirete a essere letteralmente irresistibili. Sfruttate bene il vostro carisma per tutto quello che riguarda la capacità che avete di educare i collaboratori verso delle forme più raffinate di collaborazione e di approfondimento delle tematiche. Pesci, giornata oggi con una Luna di quadratura, per cui oggi la Luna può rendervi un po' emotivi e può creare, inaugurare una settimana in cui vanno rivisti un po' gli ambiti lavorativi e soprattutto le associazioni, le società, quindi i diversi pareri che potete avere con i collaboratori o con i vostri soci in affari. In amore, Venere è un po' provocatoria. Una grande impresa per Vanessa Ferrari. Il 21 ottobre 2006 in Danimarca si concludeva la 39esima edizione dei campionati di ginnastica artistica. Tutte di Vanessa le medaglie italiane, è stata la prima ginnasta azzurra a vincere l'oro e il titolo mondiale e il bronzo nel corpo libero e nelle parallele asimmetriche. In inglese è molto comune il binomio apples and oranges.
per indicare persone o cose completamente diverse o che non possono essere paragonate. L'espressione comparing apples to oranges significa proprio questo, comparare mele e arance, insomma fare confronti impossibili. In italiano preferiamo invece altri tipi di frutta, parliamo infatti di pere e mele. Oggi parleremo di un personaggio talmente folle da guadagnarsi questo nome. Sto parlando di Giovanna la Pazza, regina di Castiglia e di Aragona. Giovanna dimostra fin da giovane un carattere ribelle, non in linea con l'educazione imposta dalla famiglia. Il 21 ottobre 1496 sposa l'imperatore Filippo il Bello, di cui è gelosissima, e i continui tradimenti di lui la portano ai primi segni di disagio psichico. Il padre, Ferdinando d'Aragona, le strappa il titolo, diffondendo la voce della sua demenza e chiudendola in un monastero, dove anche il figlio Carlo continua a lasciarla prigioniera. Forse diventa pazza per i 46 anni di prigionia a cui è stata costretta. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le persone non sono ricordate per il numero di volte in cui falliscono, ma per il numero di volte in cui hanno successo. E quindi provate, provate e provate. Prima o poi arriverà l'occasione giusta o il momento giusto. Noi ci vediamo di nuovo domani, perché è sempre il momento giusto per continuare a informarsi. Buona giornata e a domani.